Virus dell'influenza e virus Zika, cosa succede? A che punto siamo? Cosa dobbiamo temere? Cosa fa la ricerca? E a che punto è una vaccinazione umana sicura? Sono gli interrogativi che oggi si pone un po' tutto il pianeta. Per parlarne con noi Giuseppe Iovane, infettivologo, parassitologo, professore ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli. Dunque, il virus dell'influenza a H1N1 è forte, questi sono gli ultimi dati, in Nord America, Asia ed Europa del Nord, meno forte in Europa meridionale. Sono gli ultimi dati generali, secondo cui le persone più esposte alle complicanze del virus influenzale sono di età tra i 15 e i 64 anni. Le regioni maggiormente colpite in Italia, Piemonte, Marche, Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Lazio e Basilicata, la Campania è al centro classifica. Sono le regioni maggiormente colpite perché il freddo intenso e prolungato si è dimostrato essere l'elemento scatenante l'epidemia. Al contrario, gli sbalzi termici, cioè un po' di caldo, poi freddo improvviso e viceversa, che stiamo sperimentando durante tutto questo periodo invernale, facilitano, come di fatto è avvenuto, la diffusione dei paravirus, cioè dei virus simil influenzali, che infatti hanno avuto e stanno avendo un'ampia diffusione e spesso vengono scambiati per il virus, ma virus non è il vero virus H1N1. Dunque, professor Iovane, al Federico II di Napoli avete tenuto recentemente un meeting di alto profilo sulla ricerca del virus influenzale, sulla ricerca, anche sulla ricerca di un vaccino serio, diciamo continuo. Con quali risultati? Buongiorno, buongiorno a tutti. Bisogna dire che l'America investe molto in ricerca. Abbiamo avuto la possibilità di avere uno dei 5 esperti mondiali di virus influenzali, il professore Adolfo Garcia Sastre, e lui è stato quello che ha resuscitato la cosiddetta spagnola, il virus del 1918. Cioè si è inventata una tecnica per capire questo virus perché nel 1918 ha causato 50 milioni di morti. Sì. Quindi ha cercato di capire quali erano i punti forti di questo virus. Quindi questo lavoro è stato molto interessante ed è la base per questa sua idea di creare un vaccino unico. Noi sappiamo tutti che ogni anno siamo costretti a vaccinarci con un vaccino che cambia continuamente. Vestito, cambia pelle, mentre invece il suo gruppo di ricercatori, pensate che ne ha 60, l'America investe 50 milioni di euro su questo tipo di ricerche, e queste condizioni quindi hanno fatto sì che hanno creato una parte del virus poco mutevole, e in 5-6 anni lui è venuto a dirci, in anteprima possiamo dire mondiale, che potremmo avere un vaccino unico, cioè ogni anno avremo un vaccino tranquillo, sicuro. Sì, infatti nel corso del meeting il team, ecco qui vediamo la sede dove si è tenuto questo meeting importantissimo, perché erano presenti, diciamo, oltre ai professori della Federico II di Napoli, anche professori di altre... Sì, c'era tutto il mio gruppo, sì. C'era anche l'esperta mondiale del virus dengue. Ecco Gaetano Oliva, nuovo direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria. E poi gli ospiti, eccolo qui, Adolfo Maria Garcia Sastre. E a fianco è un mio ricercatore che da 7 anni lavora al Mount Sinai School di New York, sì. Dove ci sono questi due ricercatori. Ecco, questa è l'esperta mondiale di dengue, che in questo momento tenete presente che ci sono 100 milioni di persone ammalate, certo, in America Latina con il virus della dengue, ne abbiamo parlato. E Sastre invece si occupa di virus influenzali. Sì. E qui ci sta presentando qual è stato il suo ragionamento, il suo team, come è arrivato a impostare questa ricerca per quanto riguarda un vaccino unico influenzale. Ecco, nel corso del meeting, dicevamo, il team del professor Iovane ha fatto intervistare il professor Adolfo Sastre, virologo di fama internazionale, come abbiamo detto, professore di microbiologia e di malattie infettive nella scuola di medicina Mount Sinai, Monte Sinai a New York. Sentiamo. Is one of the major benefits that have been done in humankind for preventing infections and preventing mortality. And it has been working very well. The problem right now is that there are some people that are thinking that vaccines are too dangerous for different reasons, and they
are not getting vaccination, and that's related mainly to childhood disease, diseases like poliovirus, like measles virus, like mumps virus. Now, the problem that there is with this is that people that are not or refusing to vaccinate their kids, they put in danger not only their kids, but they put in danger kids from other people. And the reason for that is because vaccines are never completely effective, so there is no vaccine that is 100% effective. But if a vaccine is 75% effective or 80% effective and everybody is using it, circulation of the virus diminishes so much that at the end the virus disappears. This has happened with the smallpox. But before the virus disappears, if there is a nuclei of people that are not getting vaccinated and then you get the virus there, then this virus may get transmitted also to a small population of kids that have been vaccinated. And then you put in danger not only the lives of your own kids, but also the lives of other kids. And this is happening. I think it's a problem of communication. We need to do better to tell people that vaccines are actually important, that are actually saving lives. And although there is always the possibility of an adverse event, the events that can happen if you don't vaccinate are more dangerous than the events that happen if you vaccinate. Ecco, professor Iovene, dalle parole del professor Sastri un monito alla vaccinazione e soprattutto lui ha spiegato in maniera esemplare qual è il meccanismo che si innesca quando non si vaccinano i bambini. Certo, un punto preciso è questo, cioè se noi evitiamo la circolazione del virus e questo lo fa il vaccino. Il vaccino scompare, virus il scompare. Il virus trova difficoltà, sì. Invece ecco, non vaccinare i propri figli, diceva lui, sì. È un danno anche sociale, perché a un certo punto io do la possibilità al virus di circolare. Prendiamo la vaccinazione del morbillo. In Italia, nel mondo abbiamo 400 bambini si infettano per il morbillo all'ora. Sì. Questo, diciamo, il danno che ne è ricavato da mass media, diciamo, pochi informati, che parlavano di un pericolo di una vaccinazione per il morbillo per i bambini, è una condizione estremamente grave. Cioè ha permesso a questo virus di circolare, di dare dei danni letali, dei danni, diciamo, per tutta la vita di bambini che si trovano in condizioni, diciamo, di pericolo a livello cerebrale, di infezione a livello cerebrale. Quindi vaccinare le persone, vaccinarsi è un compito sociale. Certo. Dobbiamo evitare che questi virus possano passare da uomo a uomo e quindi accrescere la loro capacità offensiva. Sì. Questo è il discorso. Quindi è stato molto molto chiaro e noi difendiamo la vaccinologia, sì, in genere. Ci possono essere dei vaccini, diciamo, un po' più delicati, ma per passare tutte le prove che bisogna fare per mettere in commercio un vaccino sono così severe che oggi, diciamo, parlare di un pericolo che possa derivare dai vaccini è estremamente una condizione di cattiva informazione. Sì. Ecco, e dal virus dell'influenza, con questa grande testimonianza di questo virologo di fama mondiale, al virus Zika. Dobbiamo stare allerta, però non dobbiamo neanche allarmarci, come dire, dobbiamo preoccuparci ma non aver paura. Innanzitutto possiamo dire che, professor Iovene, che gli effetti di Zika sugli organismi umani non sono dissimili da quelli che portano la dengue o il West Nile. Sì, cioè anche abbiamo bisogno ogni anno forse di avere qualche. L'anno scorso avevamo l'Ebola. Sì, certo. Quest'anno abbiamo il Zika. Abbiamo bisogno di qualcosa qualche anno che fa, sì. Sì, ci tenga. Bisogna avere qualcosa che deve occupare dal punto di vista scientifico anche tutta l'opinione pubblica. Altrimenti, cioè, di cosa parleremo noi? Questo è un virus banale, diciamo, tutto sommato, scoperto nel 47, ma abbiamo parlato altre volte del chikungunya, abbiamo parlato di queste patologie. Però cosa succede? Torniamo, ecco, a questo che dicevamo prima. Non essendo un vaccino in commercio, non esiste un vaccino. Allora, se noi diamo la possibilità oggi con la globalizzazione di far circolare i virus, questi, diciamo, vediamo anche gli effetti negativi. Adesso c'è questo sospetto che possa causare microencefalia. Diciamo che la condizione più importante che abbiamo sempre detto, e io personalmente ho sempre detto in questa trasmissione, è il discorso dei vettori. Parliamo di queste zanzare che oramai presenti sul nostro territorio, però voglio ricordare che il Zika virus e la Aedes è un tipo di zanzara che non è stato qui, ancora non trovato in, sì, Italia. Sì. Ne abbiamo un'altra, la tigre, che porta altre patologie, però dobbiamo stare attenti a evitare che possa diffondersi anche da noi questo virus. Quindi noi in questo momento abbiamo dei casi, ma sono cosiddetti di incursione, cioè persone che vengono da paesi
dove esiste il virus e posso, diciamo, trasferirlo. Però parliamo di condizioni percentuali bassissime per dare, diciamo, qualche patologia, quindi 0,5, 1%, 2%. Bisognerebbe comunque organizzare alle frontiere un discorso epidemiologico corretto, controllare, sorvegliare. Sì. Ecco, riepiloghiamo. Allora, il virus Zika è inoculato da una zanzara che non c'è ancora. Non si chiama Aedes aegypti, somiglia alla tigre. Sì, esatto. Sì. Però non è escluso che, non c'è motivazione scientifica per escludere che la zanzara tigre che è da noi possa anche adattarsi a questo virus. Cioè, sì. Allora ecco che è importante l'epidemiosorveglianza. L'epidemiosorveglianza e ovviamente lo sbarramento alle zanzare. Nel nostro piccolo, sappiamo tutti, dobbiamo cercare di evitare i ristagni di acqua. Sì. Sul balcone, sotto vasi, tombini, ecco, bisogna tenere questa condizione. Il clima caldo, diciamo, non fa sviluppare l'influenza, ma può far sviluppare questi vettori di queste patologie. Ecco, i sintomi, ne abbiamo parlato altre volte, il rash cutaneo, il rossore, cioè per noi uomini nessun problema, cioè noi abbiamo dei disturbi tipo influenza. Dobbiamo ricordare che per fortuna abbiamo un sistema immunitario efficiente che negli anni è riuscito a difenderci, quindi noi parliamo di situazioni eccezionali. Nel caso del Zika virus c'è questo pericolo per livello donne di donne in gravidanza sì, ma non è ancora che siano state in quei paesi, che sono state non c'è ancora certezza scientifica. Si è visto per esempio un caso di trasmissione per esempio sessuale, allora si dice che possa essere trasmesso sessualmente. Ci sono dei casi per esempio di microencefalie che sono stati notati in forte aumento e c'è stata creata questa associazione. Ma è un po' tutto da dimostrare, chiaramente dobbiamo essere attenti, ripeto, forzare su questo discorso di controllo e quindi per dare maggiore sicurezza e garanzie. Ecco, in conclusione, quindi diciamo che per smentire anche voci che sono corse, non c'è ancora il vaccino contro il virus Zika. Sì, sì, sì. C'è un vaccino allo studio per la dengue, che è un'altra febbre. È un'altra patologia che chi va in Brasile, adesso amici sono stati lì, insomma anche sapete il discorso di Rio, è stato dato libertà agli atleti di andare o non andare, perché c'è questa circolazione di questi virus, ripeto che per il 95% delle persone danno dei problemi simili influenzali. Per alcuni che hanno un sistema immunitario un po' più compromesso, hanno delle patologie particolari, possono essere più gravi. Sì. E allora si è dato libertà di scelta. Comunque sono, come dicevo, patologie per esempio incursive da noi, non sono patologie che si sono stabilizzate. Dobbiamo solo stare attenti e una persona che va in quei paesi si deve informare e al ritorno, diciamo, c'è anche, sono state delle linee guida del Ministero della Salute, hanno detto che in 3 settimane, se casomai nota una sintomatologia febbrile o altro, deve comunicare al proprio medico la sintomatologia febbrile e dire che è venuta da quel paese, perché questo è importante. Cioè essere, ecco, quello è un ruolo sociale, come è un ruolo sociale la vaccinazione, è un ruolo sociale avvertire il medico di famiglia che tornando da un paese, se uno è tornato da un paese a rischio, ha avuto questi episodi febbrili perché lui potrebbe essere lui stesso un portatore, un serbatoio, e quindi la zanzara a quel punto potrebbe diffondersi nell'areale cosiddetto intorno all'abitazione. Infatti il Ministero della Salute ha disposto intorno a queste abitazioni una serie di provvedimenti da prendere, tra cui anche quello di disinfettare per sanitizzare un po' l'ambiente.